Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 117 di Dragon Ball Super. Ragazzi, voglio prendere una nuova modalità per fare questi video e infatti non descriverò dettagliatamente come facevo in precedenza gli episodi, ma più che altro darò dei miei pareri personali. Ovviamente descriverò anche un po' l'episodio, però più che altro vorrei prendere questa situazione come una chiacchierata tra amici. Di come è andato questo episodio, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Quindi, prima di vedere questo video, ovviamente vi consiglio la visione dell'episodio vero e proprio, che potete trovare sul canale Telegram, basta che cercate su Telegram Dragon Ball Super Italia, e lì verso le 8 di ogni domenica caricano un video che è proprio questo episodio. Quindi voi ve lo guardate e poi venite da me e vi guardate questo episodio, dove non vi descriverò più di tanto come ho detto l'episodio, ma darò i miei pareri e poi ovviamente nei commenti voglio sapere cosa ne pensate anche voi, così da creare un discorso. Allora, ci sono pochi punti salienti in questo episodio, come probabilmente avrete visto, però diciamo che una cosa che mi è piaciuta è che se n'è andata di Brian. Dato che avete visto l'episodio, questo non è più che altro uno spoiler, anche se già c'era nell'episodio precedente dove vi avevo detto che nelle anticipazioni si parlava proprio di questo. Allora, inizialmente possiamo parlare di delle piccole scenette che non c'entrano con l'episodio, per esempio di Vegeta che si trova a combattere con un combattente che praticamente è tipo una roulette e prende la modalità battaglia che aumenta il suo attacco 300 volte e gli inizia a dare dei pugni. Però Vegeta ovviamente pensa che anche lui deve sbloccare l'ultra istinto e quindi praticamente quando quello sta per arrivare che gli dà un pugno, quello sta fermo e si fa picchiare per un'ora. E Whis ovviamente capisce questa cosa e dice: ah, sta provando a fare l'ultra istinto. Però dopodiché Vegeta ovviamente si stanca dopo che non ne riesce a schivare nemmeno una e quindi inizia ad attaccarlo. E qua succede una cosa veramente interessante perché Whis dice: ah, avete visto? Adesso è molto più a suo agio, cioè nell'attaccare Vegeta è molto più a suo agio che nel difendere. E questo mi vorrei ricollegare alla teoria di Caverna di Platone, che diceva proprio che Vegeta non sbloccherà lo stesso ultra istinto di Goku, dato che l'ultra istinto di Goku è più che altro difensivo, ma secondo lui, e comunque anche secondo me, l'ultra istinto che sbloccherà Vegeta non è quello difensivo, ma quello offensivo. E questa proprio linea di dialogo che dice Whis, diciamo che al 90% dà vera questa ipotesi, quindi speriamo in meglio. Dopodiché abbiamo il combattimento con Ribrian e interamente con tutti quelli rimasti dell'universo 2. E infatti abbiamo il signore della distruzione dell'universo 2, che si chiama Helles se non sbaglio, quella Cleopatra, diciamo, che dice a Ribrian e Rosi, che sono quelle due del trio potentissimo dell'universo 2, dice che hanno un piano e infatti tutti gli ultimi 5 dell'universo 2 si scagliano verso di Goku che è molto stanco. Però proprio al momento giusto arrivano anche il numero 17 e il numero 18. Numero 17 combatterà contro Rosi e numero 18 combatterà contro Ribrian. C'è poco da dire, diciamo, perché più che altro c'è numero 18 che combatte contro Ribrian, che è quello più acceso combattimento, dato che numero 17 e Rosi si scambiano qualche pugno, però niente di che. Poi ovviamente vediamo che di nuovo, nuovamente, numero 17 salva numero 18 da un attacco che era stato scagliato da Ribrian, e quindi diciamo che c'è questa situazione dove è come se C17 avvertisse il pericolo del suo gemello, che è numero 18. E quindi questo accentua ancora di più la tesi che, se vi ricordate, Whis aveva detto che se dovessero dare degli orecchini li darebbero a loro due, dato che sono molto in sintonia. E infatti è come se fossero veramente la stessa persona e provassero gli stessi sentimenti nello stesso momento. È molto strana, gli hanno dato questa caratterizzazione che prima era meno accentuata, ma invece in questo torneo del potere si sta rilevando molto incisiva. Quindi più che altro alla fine, vabbè, vediamo che Rosi viene praticamente sconfitta e viene mandata nella panchina dell'universo 2, mentre Ribrian continua a combattere e intrappola il numero 18 e numero 17 ovviamente vuole salvarla, però viene distratto, più che altro viene attaccato da uno dei robottoni dell'universo 3. E quindi intrappolata in questa situazione, Ribrian già precedentemente ritrasformata nella forma normale, dato che era stata praticamente sconfitta da
numero 18 che gli aveva scagliato un'onda energetica. E quindi praticamente abbiamo questa forma normale che ha bisogno di potere e infatti diciamo attivano tutto l'universo 2 la vera forma dei Ribrian, che è praticamente una forma enorme come avete visto, che devo dire che mi è piaciuta veramente tanto perché è una cosa abbastanza diversa, perché assomiglia molto alla trasformazione di Bergamo che ogni volta che lo attaccavi diventava sempre più grande. In questa situazione, numero 18 e numero 17 anche, mi sono sembrati molto Kratos. E quindi questo boss che era enorme, ovviamente in God of War abbiamo questi boss enormi, e dove tu devi fare dei quick time event per salire su questo boss, e addirittura mi ha ricordato il boss che era Crono, che era il titano, che era enorme, e tu proprio con i quick time event dovevi salire sul suo corpo e ferirlo in tutti i modi, e questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo. La trasformazione era uguale, anche se cambiava qualche dettaglio, e alla fine mi è piaciuta di più della forma normale, dato che aveva qualche dettaglio in più, aveva le ali che veramente erano inutili, ragazzi, perché erano una cosa in più, ma dato che sei così grande, non credo che puoi volare, o almeno loro non l'hanno fatta volare, quindi sta cosa delle ali si poteva anche evitare, perché era anche più brutta, perché una farfalla, insomma, non è che è molto interessante, però vabbè, farfalla. E il design un po' migliorato solo nell'abito, perché essenzialmente è la stessa persona ed è la stessa trasformazione. Quindi, dopo un bel po' di cose, lei lancia un raggio con la bocca, C18 arriva proprio davanti alla sua faccia, devia questa onda energetica e gli fa un buco in fronte, evviva! E finalmente viene sconfitta. E come viene sconfitta? Proprio si smaterializza. Si smaterializza. Così. E ovviamente perde anche lei, dato che adesso rimangono tre combattenti che vogliono combattere contro di Goku, che ricordiamo è sfinito, però comunque ci prova. Nelle anticipazioni abbiamo due cose, cioè l'universo 6 e l'universo 2, che stanno per scomparire, perché l'universo 2 ha tre combattenti che sono scarsi. E l'universo 6, poverini, hanno solo i due Namekiani, che in questo episodio vediamo iniziarsi di nuovo a scontrarsi con Piccolo e Gohan. E addirittura nelle anticipazioni vediamo Gohan Mystic, una specie di trasformazione dei Namekiani del sesto universo, e non lo so cosa succederà, però secondo me l'universo 2 è spacciato a prescindere. L'universo 6, secondo me, succederà un qualcosa per cui non verrà eliminato. O verrà eliminato, ma non lo so. Secondo me l'universo 6 rimarrà ancora un pochino, perché andarsene così velocemente non lo so. Non lo so. E comunque ricordiamo, ragazzi, che It non è stato eliminato con il pad da Zeno, almeno noi non l'abbiamo visto, quindi è ancora in gioco. Non è vero. Non è vero, ragazzi, io sono uno dei sostenitori di questa tesi, ma in fin dei conti non ci sono abbastanza prove da dirlo, quindi It non c'è più. Mi dispiace, ma It non c'è più. Menzione speciale va fatta per questa immagine dove gli Zeno si picchiano. È bellissimo. Cioè, tipo, fanno finta di picchiarsi ed è bellissimo. E inoltre C18 che ferisce, praticamente lanciando un raggio, a Kaioshin, il superiore. Così. Perché dice che sono innamorati lui e Krillin, e questo amore l'ha portata a sconfiggere il Brian, che alla fine è vero, ma C18 non lo vuole sentire e quindi lo ferisce. Ferisce una divinità. Semplice, ormai le divinità sono diventate delle essenze che non fanno né caldo né freddo, sono delle persone normali. È bello. Però, per certo, come vedete da titolo, il prossimo episodio sarà un episodio di eliminazione. E infatti perderemo un altro universo, come vi ho detto, o il terzo o il sesto. Ragazzi, questo episodio è finito così, vi ho dato le mie ipotesi, ditemi nei commenti se vi piace così, dato che a me viene anche più spontaneo parlare delle cose che mi sono venute in mente mentre guardavo l'episodio, più che descriverlo. Vi ricordo di passare dal nostro canale, andare a guardare tutti gli altri video, passare dal nostro blog e dalla nostra pagina Facebook. Da Valerio è tutto per questo episodio. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'episodio 118. Ciao ragazzi!